Ci sono realtà che non comprendiamo perché le vediamo solo attraverso uno schermo del cellulare o del computer. La divano felicità. Credere che per essere felici abbiamo bisogno di un buon divano. Un divano che ci aiuti a stare comodi, tranquilli, ben sicuri. Gesù non è il Signore del comfort. Per seguire Gesù bisogna decidersi a cambiare il divano con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai sognate. Non siamo venuti al mondo per fare della vita un divano che ci addormenti. Al contrario, siamo venuti per un'altra cosa, per lasciare un'impronta. Dio aspetta qualcosa di te. Dio vuole qualcosa di te. Egli vuole le tue mani per continuare a costruire il mondo di oggi. Abbiate il coraggio di insegnarci a noi. Abbiate il coraggio di insegnarci a noi che è più facile costruire ponti che innalzare muri. E la nostra risposta a questo mondo in guerra ha un nome, si chiama fraternità. Lui, che è la verità, ti invita a lasciare le strade della separazione, della divisione, del non senso. Ci stai?